tema dei minori allontanati dalla famiglia è un tema molto importante, ragazzi che dobbiamo tutelare, ma i comuni sono in difficoltà perché hanno una spesa obbligatoria alta per l'inserimento in strutture, quindi la regione, oltre che a compartecipare alla retta per i comuni sotto i 10.000 abitanti, ha istituito, e ci sarà la delibera a breve, un fondo di solidarietà per i comuni piccolissimi sotto i 1.000 abitanti che non ce la fanno, e se si trovano uno o due minori affidati rischiano il dissesto di bilancio. Quindi andremo incontro ai sindaci per appunto mantenere questa importante tutela. Poi nello stesso tempo stiamo cercando di rivedere la filiera dei servizi per i minori. La rete EcoFamily, che oggi presenta il suo convegno di venerdì, è una rete importante di comunità famiglia, cioè dove ci sono persone che insieme ai propri figli accolgono altri ragazzi per seguirli in un percorso di autonomia. Poi ci sono altre tipologie di strutture, ma insomma bisogna avere più risposte diversificate, perché ogni bambino, ogni ragazzo ha la sua storia e ognuno ha bisogno di una risposta che è individualizzata. Sempre in tema di difficoltà, il 25 di novembre ci sarà un convegno della regione per dire no alla violenza sulle donne. Sì, è la giornata internazionale di contrasto alla violenza alle donne, l'abbiamo intitolato 25 novembre sempre, a significare che in quella giornata ci saranno convegni, dibattiti, spettacoli teatrali, proiezioni di film, incontri con le scuole a tema, ma non basta parlarne un giorno e soprattutto bisogna fare. La Regione Liguria ha fatto una legge anni fa con chi mi ha preceduto, con l'assessore Berruti, io ho cercato di definire meglio in questo anno le competenze, la filiera dei servizi sul territorio. Posso dire che non partiamo assolutamente da zero, abbiamo centri antiviolenza, abbiamo case rifugio, abbiamo alloggi di secondo livello per accogliere le donne all'uscita della casa rifugio, abbiamo un sistema dei servizi, molti protocolli territoriali che vedono già il coinvolgimento di forze dell'ordine, AS, prefettura, tribunale. Ecco, dobbiamo andare avanti a lavorare così, potenziare i servizi. In questo ci aiuterà anche il lavoro fatto a livello nazionale, cui anche partecipo nella task force nazionale, perché abbiamo l'obiettivo entro febbraio di definire un piano nazionale di contrasto alla violenza alle donne, e con qualche anche finanziamento nazionale per far partire nelle regioni dove non ci sono servizi, nuovi servizi, e implementare quelli che esistono. Il fenomeno sta crescendo, è un fenomeno drammatico, dobbiamo dire stop alla violenza alle donne.